Buongiorno a tutti, come vi ho già presentato sono Michele Mollo, collaboratore esterno della FLAMP. Allora, se cerchiamo su qualsiasi motore di ricerca in internet, droni in agricoltura, si aprono decine di migliaia di finestre. E questo sembra che sia il modo in cui si cambierà l'ambiente agricolo del lavoro agricolo. Ma cosa intendiamo per drone? Lasciamo perdere i giocattoli. I droni, quelli veri, sono apparecchi con 4, 6, 8 rotori oppure con ala fissa. Molti hanno gli aspetti più strani, addirittura anche a forme di insetto. Sono sia per aerei, sia per terra oppure misto. E diciamo che hanno avuto uno sviluppo grandioso grazie anche alla tecnologia che ha aiutato molto, la costruzione, la progettazione di telecamere molto piccole, dai pesi sostenuti, ridotti, ma dalle capacità estreme. Si parla di telecamere multispettrali o termiche dal peso di 90 grammi, si è arrivato addirittura a delle cose molto piccole. E questo chiaramente può essere trasportato da un drone di dimensioni molto ridotte. A scrivere di questo fenomeno è addirittura anche l'Università del Massachusetts, hanno scritto parecchio. Ripete anche l'Università che grazie a questi dispositivi, grazie ai sensori GPS e quant'altro, si è potuto arrivare ha una tecnologia avanzata e un'applicazione di questi droni in agricoltura. Nell'agricoltura di precisione il sistema è utilizzato ad esempio nei produttori di vino, come già accennato il professor Monarca, per monitorare il grado di maturazione dell'uva. Infatti le telecamere multispettrali hanno la capacità di visualizzare con molta precisione alcuni colori specifici già preimpostati. Le finalità di questa tecnologia, come ben sanno i produttori, è quella di impiegarla per ottimizzare i tempi di raccolta e lo stesso criterio può essere utilizzato per le mele o per il grano. Qui vediamo uno studio che è stato fatto in Spagna. Queste sono le unioni di alcune immagini che riproducono lo stress idrico su un campo, su un vigneto. E praticamente questa fotografia mostra un'area di anomalia all'interno di una porzione di un vigneto. Questo è quello che viene fuori dall'uso di questi sistemi innovativi in agricoltura. Un esempio molto chiaro. Ma non tutti possono chiaramente andare a stare attenti a manovrare questi droni, non è un giocattolo. L'ENAC, che è l'ente nazionale per l'azione civile, ha emanato un regolamento che è continuamente in evoluzione, perché anche per ENAC è un discorso innovativo. Noi siamo qualche anno indietro rispetto a situazioni come in America o come in altre Europa. In Francia sono più avanti di noi, però ci si sta muovendo. ENAC ha emanato quindi un regolamento, ci si deve attenere, e le sanzioni che stanno venendo fuori sono molto importanti. Si parla addirittura di multe che superano i 50.000 euro, con anche procedimenti penali, anche con l'arresto, per cui, oltre al sequestro del drone, per cui bisogna avere le carte in regola. Cosa si dice? Innanzitutto ENAC fa una differenziazione, parla di aeromodellismo e di SAP. I SAP, iniziamo a entrare nella terminologia, si dice è sistema aeronautico a pilotaggio remoto. E fa due differenziazioni basilari: i droni o SAP con un peso inferiore a 25 kg, i droni o SAP di peso superiore o uguale a 25 kg. Lasciamo perdere quello 25 kg o più, parliamo di quelli inferiori, anche perché in agricoltura sono quelli più utilizzati. Quello che possono svolgere sono operazioni specializzate non critiche,
e in un campo chiaramente agricolo sono queste che interessano, oppure operazioni specializzate critiche. Per le operazioni specializzate non critiche è richiesta solamente una dichiarazione dell'operatore. Invece per quelle critiche, come quello che stiamo sviluppando oggi, è richiesta proprio un'autorizzazione di ENAC specifica. Cosa sono le operazioni non critiche? Per questo tipo di operazioni non è ammesso il sorvolo di aree congestionate, assembramenti, agglomerati urbani e infrastrutture, aree riservate per la sicurezza dello Stato, linee e stazioni ferroviarie, autostrade e impianti industriali. Queste non si possono sorvolare. Si può sorvolare uno spazio aereo chiamato V70, che ha queste caratteristiche. Deve stare almeno a 150 metri da aree congestionate, a 50 metri da persone o cose non controllate dall'operatore, deve essere fatto in luce diurna, in spazi aerei non controllati e fuori dagli ATZ a una distanza minima di 8 km. Sarebbero 5 miglia nautiche. Qua, quello che faremo oggi, siamo fuori completamente. Questa è un'area critica, sia perché siamo dentro la TZ di Viterbo, quindi a una distanza minima. Per questo abbiamo dovuto chiedere un OTAM alla ENAC e all'ente di controllo. Siamo dentro uno spazio aereo controllato, siamo con persone e cose, area critica tutto quanto. Quindi questa non c'entra niente con questo tipo di attività non critica. Quello che andremo a fare. Cosa si deve fare per diventare operatore SAPR? Allora, innanzitutto bisogna fare un corso teorico e questo è la prima fase. Per potersi iscrivere al corso teorico bisogna avere innanzitutto un'età di 18 anni minimo, oppure essere in procinto di compiere 18 anni, non avere subito condanne penali e non essere in regime di ristrettezza della libertà personale, e poi bisogna superare un'idoneità al volo, ho detto un accertamento medico legale che è equivalente a quello della seconda classe di aeroplano. Perché? Perché ENAC ha equiparato i droni agli aeroplani, all'aeroclub, intendiamoci, per cui tutto quello che fanno i piloti dell'aeroplano devono farlo i piloti. Fatto il corso teorico e superato dopo l'esame prevede una serie di domande, 50 domande, il candidato deve superare almeno il 75%, altrimenti ripete l'esame. Come non è terminato qui, come per la patente, una volta fatta la teoria bisogna fare la pratica. Apro una parentesi, se voi andate a fare una patente fate la teoria, poi fate l'esame pratico e quella, una volta che vi rilascia la patente, voi qualsiasi macchina comprate la potete guidare. Non è così per i droni. Voi fate il corso teorico e va bene, è finito. Poi fate il corso pratico. Il corso pratico dovete essere già indirizzati sul tipo di drone che volete e dovete usare e comprare. Perché il corso pratico dovete farlo solo ed esclusivamente su quel drone. Se poi un giorno decidete che quel drone non vi piace più, oppure si è rotto e volete comprare un altro, dovete fare un altro corso pratico per l'altro drone che decidete di comprare. Questo è quello che stabilisce ENAC. Perché? Perché il drone è come l'aeroplano. E una volta che uno è pilota di aeroplano, su quel modello, e cambia modello, deve fare un'abilitazione. Questo è il codice dell'aeronautica. Questo è quello che si prevede. Oppure può comprarsi il drone, può aprire un'area sperimentale, quindi presentare tutta la documentazione necessaria, vi assicuro che non è poco, dal manuale di volo del drone al manuale delle operazioni all'analisi del rischio e tutto il resto. Infine può rivolgersi a una ditta costruttrice di droni e allo stesso tempo, mentre compra il drone, dice alla ditta costruttrice fammi anche il corso, e alla fine del corso la ditta costruttrice rilascia anche il certificato pratico a chi ha comprato. Alla fine, in tutte queste tre strade, si arriva
al target di essere nominato operatore SAP. Chiaramente poi il SAP deve avere tutta un'altra serie di particolari accorgimenti, dall'identificazione del SAP con la targhetta, il manuale che ripete tutti i voli che hanno fatto, le ispezioni, ma queste poi sono cose che vengono fatte. Spero di essere stato chiaro. Se ci sono domande, stiamo procedendo un po' a una serie di domande. Come mi pensi di interessarsi di... Non si sente la scusate, posso? Allora, la domanda è questa. Stiamo facendo il percorso che ha indicato come attività di sia di certificazione del pilota che di acquisizione brevetti. Io personalmente ho superato la diploma medica di seconda classe, ho superato il corso teorico, quindi adesso mi appresterò a cimentarmi nel corso pratico. Alcune cose che riguardano il regolamento mi sembrano veramente restrittive su parte ENAC, quindi credo che bisognerebbe quantomeno, come io parlo per conto dell'università che sta cercando di costruire anche un campo volo di addestramento per gli studenti. Abbiamo operazioni con ENAC Cagliari che ci sta supportando nella acquisizione di un'area a volo segregato dentro gli 8 km dell'aeroporto di Pertiglia, dove si costruirà il cilindro per il volo segregato, che è uno spazio aereo limitato destinato solo e esclusivamente all'attività dronistica e all'attività di addestramento dei piloti, perché l'idea della nostra facoltà, del nostro dipartimento, è quella di costruire, oltre a un corso libero che potranno frequentare gli studenti, in modo che possano avere un inizio delle 35 ore di attività teorica che sono previste dalla normativa ENAC, è quella di far riconoscere il dipartimento come organizzazione riconosciuta alla borsa, quindi di entrare nelle organizzazioni riconosciute da ENAC per fare questo tipo di attività. Però c'è una cosa che voi, come società, e tutti quelli che hanno questi interessi, dobbiamo metterci d'accordo con ENAC. Prima di tutto non si può fare un regolamento ogni 3 mesi, una bozza che cambia ogni 3 mesi. Perché io ho iniziato una pratica di certificazione di volo con un certo tipo di regolamento, con certe indicazioni che dovevano avere il pilota, e successivamente siamo entrati a parlare di un'attività teorica che riguardava volo simulato, anche l'attività di volo simulato, che prima non era obbligatorio nel corso pratico, poi è diventato obbligatorio nella seconda volta. Quindi molte società, credo anche come la vostra, che hanno iniziato un bel corso di abilitazione dei piloti e dei corsi professionali, si sono trovate costrette a cambiare completamente il tipo di offerta, anche commerciale. Quindi qui bisogna fare un po' di sistema tra quelli che hanno interesse realmente a sviluppare queste cose e ENAC, che ci deve prendere determinate responsabilità. Un'altra cosa che vorrei proporre anche questo, ripeto, come sistema, sarebbe anche quello di pensare che è vero che i droni sono tra di loro diversi, è vero che le macchine sono tra di loro diverse, però non possiamo ripetere sempre comunque solo, ripetere un corso pratico per abilitarsi su droni diversi. Questo anche bisogna considerare, che io capisco l'esigenza commerciale e capisco anche l'esigenza di una bella società di proporre brevetti specifici per ogni singolo apparecchio. È vero che si parla di un regolamento che equipara il drone e il SAP all'aereo civile di linea, ma l'utilizzo è estremamente restrittivo, quindi se consideriamo solo le operazioni specializzate non critiche, cioè quindi parliamo appunto di precision farming o altre tipologie di utilizzo del drone, siamo anche in una zona di sicurezza, cioè diciamo siamo in uno stato di sicurezza dove si muove il drone abbastanza certo, non lavoriamo dentro la città, che tra l'altro è una zona papa, quindi non potremmo neanche sorvolare se non con un'autorizzazione. Quindi da questo punto di vista i limiti per l'utilizzo in agricoltura in alcuni aspetti sono, c'è la possibilità di utilizzare, anche visto le nuove mansioni che avrà il pilota con la modifica del regolamento, dell'articolo 8 del regolamento, dove appunto le operazioni non specializzate sono solo la dichiarazione del pilota, quindi si evita l'emissione del NOTAM, però faccio l'esempio, i nostri campi sperimentali, alcuni dei nostri campi dove facciamo operazioni sperimentali con i droni sono dentro la zona a traffico controllato, quindi siamo dentro i famosi 828 km di raggio.
e saremmo costretti per la comunità sperimentale a fare comunque una zona, a richiedere comunque un OCAM all'aeroporto. Quindi queste situazioni sono situazioni che secondo me devono coinvolgere tutti gli operatori di sistema, soprattutto bisogna chiedere a ENAC l'emissione di un regolamento unico e definitivo, perché non possiamo permettere che ENAC cambi le carte sul tavolo ogni tre mesi. Ve lo dice, io ho iniziato esattamente un anno fa la mia procedura di certificazione e, vi ripeto, non è stato semplice perché a fronte di alcune aziende private che ci hanno supportato in questa scelta, effettivamente il cambio di regolamento ha modificato totalmente le possibilità di essere adottato in termini rapidi. Tant'è vero che il nostro primo pilota abilitato sarà una mia collaboratrice che andrà a Roma per il corso la prossima settimana. Quindi avremo un pilota abilitato in pratico, anche quindi con poi passaggio a pilota riconosciuto, dalla prossima settimana. Ma abbiamo iniziato il processo di certificazione all'inizio praticamente dell'anno scorso. Alla fine dell'anno scorso, scusate, novembre del 2014. Quindi siamo arrivati a 7 mesi. Per cambi di regolamento in continuo, quindi giusto per aprire una finestra sul discorso regolamento, visto che l'avete citato, effettivamente essendo una materia così nuova, anche l'ENAC si è trovata a affrontare qualcosa che all'inizio, anzi, era anche più restrittivo. Ecco, adesso la possibilità di lavorare in area non critica con una semplice dichiarazione o addirittura quella dell'area sperimentale, di dare soltanto la chiusura con il risultato finale, ha aperto un attimino, prima era ancora più restrittiva. Bisogna anche comprendere che loro si sono trovati in un mondo completamente nuovo, forse assimilare il drone all'aeroplano effettivamente è un po' esagerato, da una parte. Dall'altra, se andiamo a vedere, si sono rischiati anche collisioni tra droni e aeromobili, perché l'uso incontrollato che c'era all'inizio, ognuno faceva quello che voleva, quindi è normale che loro all'inizio hanno chiuso, perché quindi il massimo della restrizione per evitare qualunque rischio. Adesso piano piano, noi, confrontandoci con loro, abbiamo visto che comunque la disponibilità da parte di ENAC a cercare di allargare un attimino c'è. Noi praticamente, non dico che chiamiamo tutti i giorni ENAC, ma quasi, perché o per un drone, per un altro, per un'autorizzazione, una cosa. Quindi però vediamo che da parte loro effettivamente c'è questa cosa, prima cercare di capire con chi hanno a che fare, fidarsi e quindi pian piano cercare di allargare. Certo, sicuramente se tutti andiamo in quella direzione, cioè di chiedere un allargamento, però dobbiamo anche essere noi, cioè tutti quelli che sono autorizzati, scuole, vari enti, a dimostrare che non creiamo pericoli per quello che è tutto il resto del mondo lavorativo, perché effettivamente ce n'è per adesso. Beh, non vorrei usare la citazione che usava Muccini, la mamma di imbecille è sempre incinta, ma quella è forza, però è evidente che però devo dire che effettivamente lo usa con scrupolo, probabilmente, sì. Quindi è quello. Poi io vorrei aggiungere anche una cosa. Il problema di ENAC è importante anche un altro, cioè è giusto avere la mentalità aeronautica, noi parliamo da piloti, noi siamo piloti di elicottero, la sicurezza prima di tutto, no? E questo è giusto, però stiamo sempre parlando comunque di non vorrei minimizzare, però comunque di aeromodelli. Là manca un team specializzato che abbia un background in aeromodellismo. Vi faccio l'esempio stupido. Adesso hanno messo questa cosa del terminatore di volo, no? Il terminatore di volo lo vogliono dissimilare dalla frequenza 2,4 GHz, che è la più famosa, che è la più funzionante. Cioè la 2,4 GHz è impossibile che crei interferenze, perché fa il salto di frequenza. Perché ci stanno imponendo di usare la 433, la UHF per il terminatore di volo? Il terminatore di volo è pericolosissimo in queste condizioni, cioè volare col terminatore di volo oggi abbiamo avuto l'autorizzazione di volare col terminatore di volo, con gli elicotteri che trasmettono UHF, rischia che il mio drone, il mio Sabre casca per terra, no? Questo sta a indicare che loro hanno questo va bene il concetto restrittivo del regolamento. E poi voglio dire un'altra cosa, abbiamo certificato, ci siamo fatti autorizzare con i nostri manuali il SAPR. Quando autorizzano il SAPR loro dicono che qualsiasi modifica venga fatta va riportata sul manuale, praticamente il manuale e il drone per un lasso di tempo, che poi sono anche lunghi i loro tempi, 2-3 mesi, rimarrà fermo finché loro non l'autorizzano. Non è possibile questa cosa, perché non è come un elicottero che dice che monta quel motore, quella pala con quella matricola. Se io voglio cambiare pala,
andrà incontro a un sacco, una pala piuttosto che un'altra, andrà incontro a un sacco di problemi. Loro devono, ecco, un pochino ammorbidirsi in questo. È un altro progetto che noi abbiamo in mente, e la prossima settimana ci presenteremo ad ENAC proprio, uno di questi ingegneri, e proporre che almeno gli enti consulenti, le scuole certificate, siano abilitate al rilascio delle autorizzazioni a operare in area clinica, anche per togliere quella grande massa di lavoro che hanno, perché allora gli arrivano tantissime richieste al giorno e non riescono a processarle tutte quante. Tanto che quando abbiamo chiamato l'ultima volta, cioè noi siamo fermi a febbraio, le richieste di febbraio, ma la gente deve lavorare, non è possibile questa cosa. Allora, perché non rilasciare un'autorizzazione agli enti competenti, agli enti consulenti, alle scuole, questa cosa? Perché non facciamo, parlando di province, parlando di a livello regione, una giornata come quella che si fa normalmente a Roma sui droni, dove si invita ENAC, si fanno queste cose. Ma no, noi andiamo, noi la prossima settimana andremo a parlare proprio di questo, perché noi lo vediamo come dipartimento. Abbiamo gli stessi problemi che avete voi come società privata per arrivare a un percorso di certificazione di rilascio certificazione qualificato, dove ci sono le persone che alla fine, per noi sono studenti, per noi sono persone che nel futuro potranno intraprendere un'attività, potrebbero intraprendere interamente facendo la parte, concludendo il percorso pratico in scuole assolutamente idonee per il rilascio del percorso pratico, potrebbero aprire un'attività, perché diceva il professor Monata, di Spinoff Universitari, per noi potrebbero essere, per i ragazzi che seguono i nostri corsi, potrebbe essere un'opportunità di Spinoff Universitari. Quindi una terza missione. Vorrei un attimo lanciare una lancia a favore di ENAC. No, ma non purtroppo... sto criticando ENAC, sto chiedendo solo che ENAC sia chiara, nel senso dobbiamo fare in modo che ENAC sia chiara nelle disposizioni che emane, è abbastanza chiara. In maniera restrittiva, diciamo, sulla... che per uno che non è dell'ambiente è chiaro che trova un sacco di difficoltà. Io non ci sono dubbi. Sono diventato specializzato dell'ambiente a mie spese, nel senso che ho dovuto... Ma le assicuro che anche noi, che siamo dell'ambiente, fare i manuali, ci abbiamo perso nottate intere. Ce le siamo fatti da soli, ma solo perché siamo già nell'ambiente e conosciamo quelle che sono le problematiche e abbiamo a che fare con altri tipi di manuali, non degli stessi, non droni, però di elicotteri o di aerei, per cui sappiamo muoverci. Però è difficoltoso, immagino addirittura uno che non è dell'ambiente le difficoltà che può incontrare, e a questo punto si deve per forza rivolgere o un ingegnere aeronautico o un'organizzazione che naturalmente non fa un lavoro a gratis, diciamo così. Perché se voi andate, comprate un drone, dice vabbè, ok, il drone è questo, rilascio un manuale di uso e manutenzione molto scarso. Però quel libretto non serve ai fini della certificazione ENAC. Ci possiamo prenderlo, buttarlo in una spazzatura e facciamo lo stesso effetto. Loro vogliono tutto un altro tipo di manualistica, che se vai dal costruttore ti dici sì, io te lo do, però mi dai altri 1.400 euro, che è la cifra più tranquilla, eh? E allora a quel punto, con la documentazione del costruttore, vai da ENAC e dici ok, ti rilascio e sei operatore.